Ciao a tutti amici e benvenuti nel mio nuovo video Penny Books Special Edition, ma non perché parlerò di un libro candidato al premio Andersen, no, il premio Andersen non c'entra niente. Stiamo parlando di un libro che l'autore di questo libro, con la sua band, perché fa parte di una band, sarà a Porto Immaginario, quindi a Porto Gruaro, nel Festival di Letteratura per Ragazzi, dove andrò anch'io a fare l'intervistatrice, che magari posso fare qualche intervista anche a lui e alla sua band. E quindi oggi ho deciso di presentarvi il suo meraviglioso e super divertente, tra l'altro, libro, di cui a questo festival di letteratura presenteranno la loro nuova canzone proprio su questo libro. Oh. E voi mi chiederete: Penny, qual è il libro? Il libro è Clara Combina Disastri, di Giulio Freschi, infatti è proprio uno della band, la giraffa con gli occhiali, che sarà proprio Porto Immaginario, illustrato da Tatiana Lastorina e pubblicato dall'Orto della Cultura. E visto che so già che già dall'illustrazione iniziale, che è bellissima, mi incuriosirà, leggiamo la trama, perché guardate quanto è bella questa immagine, continuo a guardarla un po' così. Così io continuo a guardare all'indietro per vedere lei un po' di qua. Vabbè, adesso vi leggo la trama. Clara Leonelli cambia spesso casa, spostandosi di città in città, da un quartiere a un altro, ma crea sempre scompiglio, tanto che per tutti è Clara Combina Disastri. Ragazzi, questo libro parla di Clara, questa ragazza questa ragazza che con il suo cagnolino rosa va in tutti i quartieri di una città, ma nessuno fa per lei, perché in ognuno di questi quartieri lei combina un disastro. Infatti la chiamano Combina Disastri, ed mi piace proprio con la K per far capire Combina Disastri. E crea un scompiglio, e quindi tutti la cacciano via e lei è costretta ad andare in un altro quartiere. E per farvi capire che disastri fa, vi leggo il primo disastro, proprio per farvi capire. Clara Leonelli aveva da poco acquistato una piccola casetta proprio in quel quartiere. Nessuno però la chiamava così. Per gli abitanti delle altre città era la signora Combina Disastri. Infatti, ovunque andava, ne combinava una delle sue. A questo noioso quartiere serve proprio una rinfrescata. Aveva deciso di fare il bucato per tutti. E adesso arriva il disastro che fa. Solo che per stendere i panni aveva usato il filo del telefono, combinando, indovinate un po', un disastro. Sei proprio una combina guai. Via di qui, in altri luoghi vai. Bello, perché parlano in rima, combina guai. Eh sì, no, non tutto, secondo me è solo quando parlano le persone. Perché vedi qua c'è proprio il fumetto. Secondo me, non lo so. E insomma, combinava tutti questi casini in questi quartieri. E chissà, magari un giorno lei troverà un quartiere che fa per lei. Non lo sappiamo, lo scoprirete leggendo il libro. E secondo me questo libro è un libro molto molto divertente. Anche perché per queste illustrazioni tutto un po'... Anche all'inizio, guardate la città, quella città di cui vi ho parlato adesso. Tutti sono tristi. Perché il quartiere, non vi ho detto il nome, è il quartiere Noiosetti. Infatti tutti annoiati. E quindi fa anche ridere per queste illustrazioni, ma anche per il modo di parlare, diciamo, di scrivere di Giulio Freschi. A me è piaciuto molto per questo. E poi secondo me ha una, come si dice, morale, un insegnamento molto importante. Oh, attenzione! Secondo me è che... Quindi non fa solo ridere, c'è anche un insegnamento. Ecco, sì. Ah. Forse è uno di quei libri che chiamo perfetto. Va bene, tutte le volte. Vabbè, l'hai forse già andata, sì. Vabbè. E comunque, perché... Cioè, non perché
non c'entra niente. Secondo me l'insegnamento è, anche se non riesci a stare da nessuna parte perché, non so, magari sei diverso, hai qualche difetto che in quel posto, in quel luogo, in quel quartiere non va bene, agli altri non piaci, se piano piano non ti arrendi, continui a lottare per quello che sei comunque e continui ad andare ovunque per farti apprezzare, diciamo, piano piano troverai il quartiere che fa per te, con le persone che non uguali a te, ma diciamo con che riescono a capirti. Ma ha combinato un disastro anche nell'ultimo quartiere. Però tutti le volevano bene perché, secondo me, è la mia opinione, però tutti secondo me, hai spoilerato nell'ultimo quartiere, vabbè, vabbè, farò un po', diciamo, si capisce. Ah, ok. Vabbè, fa lo stesso, lo scoprirete leggendo il libro comunque. Comunque tutti, secondo me, già la volevano bene perché aveva la stoffa la per quel quartiere. Le volevano bene. Aveva la stoffa per quel quartiere. C'era anche scritto, hai proprio una stoffa da... Non vi dico il nome del quartiere, perché sono un po' più spoiler. Dal quartiere... E poi, ragazzi, dopo, oltre al ragionamento che vi ho fatto, secondo me, alla fine, oltre a che tutti la volevano bene... Tutti la volevano bene. Continuo così. Tutti le volevano bene. Ho sempre fatto così. Tutti le volevano bene. Comunque lei alla fine, anche se ha fatto sempre un disastro, comunque alla fine, secondo me, poi non lo dice nel libro, ha detto basta, perché comunque non dobbiamo ascoltare troppo gli altri. Sei brutta, e quindi ci convinciamo. Vabbè, non sono brutta. No. Se a noi piacciamo, a noi piacciamo. Insomma, nel senso, ci dobbiamo accettare anche da soli un po'. Senza fare favore agli altri. Eh sì, lei faceva sempre la buona soltanto per stare con gli altri, per stare con loro. Farsi accettare. Sì, per farsi accettare. A un certo punto, accettare, però a un certo punto lo dice. Voleva fare proprio queste cose per aiutarli. Va però bene, solo dai, che per loro era un disastro. Abbiamo capito. Insomma, voleva fare un video corto. E niente. Anche va bene. Poi comunque, ho letto. Qua dietro, forse lo chiederò anche a Giulio se è vera questa cosa, se è una balla, no? Adesso ve lo leggo. Il libro è stato realizzato nel corso del workshop sull'albo umoristico curato dal professor Livio Sossi e dall'illustratore Massimiliano Riva nel luglio del 2018. Quindi, da quello che ho capito, che mi ha spiegato il mio papà, un gruppo di persone, chissà, forse anche dei bambini, non lo so, magari lo chiedo a Giulio quando andrò a Porto Immaginario, hanno insieme ideato questa storia. Però magari un lavoro di gruppo. Sì, però magari l'idea più grande è stata di Giulio, quindi diciamo che il libro è più di Giulio. Ah, ok. Comunque, se vuoi dei dettagli su questa cosa, lo chiederò a Giulio. Sapete dove? A Porto Immaginario, il 4, il 5 e il 6 giugno. Giugno. Quindi mi raccomando, venite. Tu così. Sei? Sì, io ci sono alla grandissima. Quindi se volete venire, siete anche da quelle parti, quindi venite assolutamente, così ci incontreremo e insieme chiederemo questa cosa a Giulio. Quindi, okay. Tutti insieme. Sì. Tutti da Giulio. Tutti da Giulio. Ma ciao, io Giulio. Non vedo l'ora di sentire la canzone. Sì, anch'io. La raccolina. Dai, non parla. Ma anch'io la ideo con loro. La ideo. Va bene. Okay, va bene, allora so salutiamo tutti. Un saluto da me, la Penny, un saluto da Porto Immaginario.